Tessera, un primo tempo in cui il Pordenone, insomma, ha chiuso in vantaggio 2-0, poi la ripresa è stata quasi di pura gestione. Gestione no, perché le partite le abbiamo viste la settimana scorsa noi, casa con Ravenna, dominati, poi basta un gol, un momento, un lampo e si rimette in discussione. Però abbiamo fatto sicuramente un'ottima partita, abbiamo vinto meritatamente il 2-0 e il risultato pulito di questa partita. Il doppio centravanti, insomma, stasera Candellone e Magnaghi, mini turnover, però diciamo che ha pagato. Si è pagato la prestazione di tutta la squadra, poi chiaramente quando davanti si fa bene si va a fare i gol e si vanno a vincere le partite, però è stata bella compatta, hanno giocato bene in mezzo al campo, la difesa è stata attenta, concentrata contro attaccanti veloci come che è il Teramo, quindi è stata una prestazione molto positiva della squadra e per far bene deve essere così. Ora vittoria che conferma proprio la solidità e la forza di questo Pordenone, squadra costruita insomma per puntare alla vittoria del torneo. Ma squadra costruita, penso che ci sia, io lo dico dall'inizio del campionato e non mi soffermo, noi siamo una buona squadra, siamo consapevoli, penso che Ternana e Feralpi solo sulla carta siano costruite loro le due squadre da battere, poi una serie di 4-5 squadre tra il Vicenza, la Triestina, noi c'è la grande novità imolese in questo momento, Fermana, su Tirol che è un attimo in ritardo, ma insomma è una squadra importante. Queste erano le squadre e il Monza, perché all'inizio era una delle squadre come noi, con le stesse ambizioni nostre. Queste sono le 5-6 squadre, noi siamo partiti bene, siamo lì davanti, andiamo avanti lottando finché i ragazzi hanno questa voglia, questa determinazione, ci togliamo qualche soddisfazione. Favorite sulla carta sono le altre due. Tornando alla partita, le posso chiedere un giudizio sugli episodi un po' dubbi, almeno per quello che si è visto dalla tribuna, il calcio di rigore, il raddoppio del Pordenone? Ma no, per l'amor di Dio, non so, guardateli voi, non lo so, io non voglio giudicare, mi sembra che di dubbio c'è il rigore su Magnaghi dopo il secondo tempo e basta, il resto non sono dubbi, insomma. Direi che è stata una supremazia netta oggi della mia squadra su un Teramo che era obiettivamente, lo riconosco, per me è una squadra molto temibile per come ho visto giocare e oggi mancava molti giocatori e contro una squadra che ha trovato una buona giornata ha pagato un po' di più questo, però c'è stata la differenza di classifica, penso che oggi in questa partita si sia vista.